nella scorsa puntata di Disegnando la Spagna. Ripartito e salutata a Tenerife, il nostro giovane e simpatico camminatore raggiunge Gran Canaria, dove dopo aver incontrato un dolce famigliola, cerca invano un nuovo lettino per il suo cammino. Triste, riparte, e raggiunto il suo punto di sosta, trova gioia nel cibo, cucinato con un fornellino molto particolare. Ragazzoli miei, buongiorno. Secondo giorno qui a Gran Canaria, abbiamo iniziato il suo perimetro e niente, mi trovo già fregato. Praticamente non so come cavolo continuare, perché qua ci sono dei punti che sono crollati e anche se riuscissi a passare, arriverei alla fabbrica che è privata. Se riesco a passare alla fabbrica, più avanti la strada mi porta comunque sia su quella principale dove non si può camminare a piedi, che sarebbe questa qua che ho sopra di me. Niente, non so proprio che cavolo fare, perché l'unica soluzione sarebbe quella di tornare indietro, prendere una stradina che mi porta davvero molto molto in alto, fare un giro gigantesco, arrivare ad una zona commerciale che si trova qui sopra e poi da lì capire un attimino come proseguire. Devo fare un giro di non so quanti chilometri per riuscire a percorrere a dove. Vabbè, iniziamo questo nuovo cammino, speriamo bene e niente, vediamo che ne viene fuori. Andiamo. Voi vedete che devo tornare tutto indietro, mo. Ok. Dobbiamo salire un po'. Un attimo, guarda. Devo cercare in qualche modo di arrivare lì sopra. Ma qui c'è una diga. Devo essere sincero, non mi aspettavo che ci fosse il sottopassaggio che mi portava poi su queste stradine abbandonate. Se non ci fosse stato il sottopassaggio sarebbe stata una bella impresa, anche perché il GPS non mi dà nessuna strada percorribile a piedi. Oh. Bene, bene. Allora, più o meno ci siamo. E che ne so, da qua. Non ci capisco niente qua. Allora faccio due marciapiede qua. Dimmi che c'è una stradina. Ragazze, non c'è una stradina. Porca miseria, mi tocca tornare indietro di tantissimo. Oh, che meraviglia! Oh, meno male. Comunque si vede che è una stradina che stanno facendo ora. Sì. Oh, non ci credo! Oh. Ho raggiunto la Estrella. E per farlo ho percorso 12 km al nostro punto di partenza. Se avessi continuato a camminare sul perimetro, se ci fosse stata una strada, avrei percorso massimo 3 km. Porca miseria! Basta! Era un lucertolone gigantesco, è il più grosso che ho visto finora sull'isola. Era a metà del mio braccio. Wow.
ho quasi raggiunto un aeroporto che si trova proprio sulla costa, guarda caso. Oggi credo che mi fermerò poco prima o comunque nelle vicinanze. Salute! Anche perché lì mi tocca girare il tutto per continuare il nostro cammino. Quindi niente, mo cerco un punto di sosta lì vicino e poi domani riprendiamo. Che brutto posto! Che brutto posto! Dormo sotto al ponte, che ne so. Vediamo un po'. Uè uè, quasi quasi. Per oggi la mia tappa finisce qua, dormo sotto i ponti, ci sarà un sacco di casino delle macchine, ma chi se ne frega, quindi niente, non mi piace qua, lo sto qua, chi se ne frega, cioè guarda là che bel posticino che ho. Spettacolare. Vabbè, piazzo la tenda e per oggi basta così. No, raga. E niente, ragazzoni miei, io adesso inizio a riposare e noi ci vediamo tra un po'. A dopo. Devono fare luce qua, cioè non capisco perché devono illuminare me. Hola. Hola. Mañana vado via. No, mañana. A me non me vuoi. Ok, no. Vabbè. Adesso gli illumino un po' io la strada, va? Praticamente ci sono 30 gatti nella zona, così ho capito, e li portano il cibo di notte. Vabbò, mamma mia. Vabbè raga, buonanotte, oggi dormo con i gatti, a dopo. Yes. Iniziamo anche oggi questa nuova giornata. Eccoci qua, nuovo ostacolo davanti a noi, c'è l'aeroporto e quindi dobbiamo cambiare di nuovo strada. Ecco dove ho parcheggiato. Passa dal caos alla tranquillità in un attimo. Quello che vorrei fare oggi, sinceramente, è cercare un punto di sosta dove poter restare un giorno in più, dato che comunque siamo a fine anno, il capodanno me lo passo in tenda e quindi mi prendo un giorno di festa. Mamma mia, tutto abbandonato. Ma che aspetta, mi sono da affocca. Almeno questa parte è carina da vedere. Vista da qua, dai,
Non è male. Sto valutando un bel posto. Non è male, raga. Potrei anche trovare un punto di sosta qui vicino, da quelle parti là. Qualcosina la troviamo. Devo capire però quanto dista questo posto dal centro abitato, perché devo fare anche un po' di spesa e il tutto. Però non è male, mi piace. Ho raggiunto una località davvero molto tranquilla che posso prendere in considerazione. Sto cercando adesso dei negozi e se è tutto in regola cerco il punto di sosta qui vicino. Potrebbe essere una buona scelta. Ok, i negozi ci sono, perfetto. Mi sa che qua fanno gran festa, ragazzuoli. Ora che abbiamo la sicurezza che ci sono i negozi, c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno e ho già preso qualcosina per domani, direi che possiamo tornare un po' indietro e cercare un buon punto dove sostare. Speriamo di trovare davvero una buona area, tranquilla, così restiamo anche domani. Me lo devo sudare sto punto di sosta. Ci entro più o meno. Ok, qui è chiuso. Non è male. Praticamente sono in un bunker. Potrei prenderlo come punto di sosta, non lo so. Adesso ci penso un attimo e al massimo faccio un giro fuori, anche perché non è che c'ho tanta luce, a parte questo. Raga, non è che mi mette tanta fiducia sto posto. E devo vedere anche se c'è la connessione, Caspita, mamma mia. Ok, questo mi piace. Ok, proprio pastettone. Buon appetito e piatto pulito. Assaggiamo. Va benissimo, bene. Riempita la pancia, direi che è arrivato il momento di riposare e di prepararci poi per la giornata di domani. Raga, siamo alla conclusione del 2022. Mamma mia, che anno. Vabbè, vi saluto io, vi saluta questo bel vedere e noi ci vediamo tra un pochino. A dopo. Stiamo per iniziare questa nuova giornata e niente, si è alzato un po' di vento a rompere le scatole. Che cosa facciamo oggi? Beh, ci prepariamo per questa sera e dato che abbiamo un po' di tempo direi di visitare anche la zona circostante. Voglio visitare il bunker che abbiamo trovato ieri, voglio andare più in profondità e che ne so, vediamo se troviamo qualcosa. D'acqua.
iniziamo bene. Schifezza. Anzi, mi sa, sai cosa c'è? Che no, raga, suona ogni 2x3. Questo vuol dire che sicuramente sotto c'è lo strato di cemento e ci sarà il ferro all'interno. Il metal detector lo utilizziamo fuori, per ora ci dedichiamo alla visita della nostra struttura. Vediamo che cosa troviamo, ma soprattutto vediamo dove ci porta. Praticamente è proprio dove c'è la struttura dove dormo. Mamma mia, è pieno zeppo di sabbia. Oh mamma mia, c'è un masso gigantesco. Che brutto. Oh wow, porca miseria. Che bel fine anno. E questa è la fine. Anche qua è crollato tutto. Ok, è stata una bella esperienza. Sono triste. Mi mancava la sedia. Ho trovato questo. Griglia istantanea. E almeno stasera ci diamo o no la pazza gioia. Ordiniamo un po' il tavolo in modo. Il posto c'è. Abbiamo finalmente anche la nostra sedia. Abbiamo il nostro tavolo con tutte le cose che ci servono. Niente, raga. Non mi resta che aspettare che faccia buio, non mi resta che aspettare che anche quest'ultimo giorno del 2022 finisca e poi le magne. Ragazzuoli miei, io direi che ci siamo. Oh, che spettacolo! La pasta è pronta. Ragazzuoli, riscaldo un po' le lenticchie.
Uè, uè, qui si litiga? La salute vostra, la salute mia, la salute dell'anno passato, la salute dell'anno nuovo. Auguri. Mamma mia. Oh, però. E con la pancia piena, mamma mia, ho mangiato benissimo. Non mi resta che farvi gli auguri perché ho appena visto che in Italia è appena scattata la mezzanotte. Buon anno a tutti, qui sono ancora le 11, devo aspettare un'altra ora. Però da bravo italiano, raga, per me l'anno è iniziato adesso. Quindi sono felicissimo, inizia così un nuovo anno. Adesso aspetto che arrivi anche qui la mezzanotte perché voglio vedere se qualcuno fa lancia in aria qualcosa. Ultimi 30 secondi, ragazzuoli, ultimi 30 secondi, qui tace tutto, eccolo, eccolo. 5, 4, 3, 2, 1, ta-ta. Ragazzuoli miei, anche qua è arrivato il 2023 e tutto tace. Porca miseria, non c'è manco una luce in aria. Da nessuna parte. No, vabbè. C'è un folle. Ragazzi, un matto. Ma che è? Oh, guardate che è mezzanotte 10. Ah, pacchia è finita. Diamo il benvenuto anche qui alle Canarie al 2023 e niente, voglio mi adesso mi godo un attimo i fuochi e poi vado subito a dormire. È stato un anno molto interessante, abbiamo fatto un sacco di cose insieme, abbiamo avviato questo nuovo grande progetto e speriamo che quest'anno nuovo porti grandi cose. Quindi voglio, io vi saluto. Il nostro posticino vi saluta, la mia pancia piena pure e mi raccomando, se anche quest'altro video vi è piaciuto non dimenticate di mettere un mi piace, di condividere e iscrivervi al canale. E detto questo, Nazi vi saluta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!